Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Alain Delon, scomparso il 18 agosto 2024 all'età di 88 anni, aveva origini italiane. Durante un'intervista negli anni 70, l'attore rivelò che sua nonna era nata in Italia. Nei primi anni 70, durante un'intervista al giornalista Rai Gianni Biasic, Alain Delon confessò di avere origini italiane. La sua nonna paterna, Maria Antonietta Evangelista, era nata in Italia e si era poi trasferita in Francia. Maria Antonietta Evangelista, nata nel 1860 a Sant'Angelo in Teodice, una frazione di Cassino, in provincia di Frosinone, emigrò in Francia dove conobbe Jean-Marcel Delon, un operaio originario di Ajaccio, in Corsica. I due si innamorarono e ebbero un figlio, Fabien, padre di Alain. Durante gli anni 70, Alain Delon dichiarò al giornalista Gianni Biasic: «La mia nonna era di un paese che si chiama Cassino». L'attore ha sempre rivendicato con orgoglio le sue origini italiane. Titolante verrà fiero della nonna.